Porco Livio. Ma che cazzo ne facci che? Ma porco Livio. Ti credi un maestro, ma sei un disastro. Non hai né talento né il passo da astro. Di saggezza, mamma mia che amarezza. Questa cosa mi spezza, apprezza la mia benevolenza. Dalla mia infinita altezza, con leggerezza faccio queste rime con freschezza. A te che ci dici d'essere forte, ma il tuo gameplay è già chiuso alle porte. Fai combo di bottoni a caso e basta. Perdi ogni volta la tua mano e guasta. Sul palco ti atteggi a vero campione, ma sei solo un clown senza passione. Il pubblico fischia e tu non capisci. La tua comicità fa ridere i pesci. Ti credi simpatico ma è forzato. Fai buffone ma resti imbarazzato. Prova a migliorare, non c'è altra via. Oggi sei lo zimbello dell'allegria. Ti manca la skill ma non lo ammetti mai. Nel gioco e nel teatro ti perdi, lo sai. Vuoi fare il figo ma sembri un dilettante. Sturniolo, sei solo un comico sconcertante. Ti atteggi da prova, sei solo un miraggio. Nel teatro della vita fai sempre naufragio. Pensavi di spaccare, di fare scalpore, ma qui ci vuole skill, non la tua recitazione. Ti prego non entrare in azione, altrimenti qua avviene un'esplosione. I capelli ricci, baffi lisci, ma quando finisci qualche rima la strisci. Sei stato annichilito, adesso fai l'imbufalito. Non hai capito che hai finito da quando è arrivato Livio. La tua vita è finita in archivio. Ti atteggi da prova, sei solo un miraggio. Nel teatro della vita fai sempre naufragio. Pensavi di spaccare, di fare scalpore, ma qui ci vuole skill, non la tua recitazione. A teatro fai sempre il protagonista, ma in scena sembri solo una comparsa trista. Reciti battute senza mai capire che il pubblico ormai ti vuole far sparire. Nel gioco dici che sei invincibile, ma i fatti parlano, sei prevedibile. Dragon Ball non è roba per i lenti, ti distruggo facile in pochi tempi. Destro e sinistro ti metto al tappeto, ministro finale lieto, ti spacco brutto peto. Perché mi vedi così irrequieto? A furia di rime ti faccio diventare obeso. Indurgi da questa mina, ti passo sopra come una macchinina. Ormai sei lo zimbello di tutta la cittadina di Messina. Quando capirai che un format è bello, potrai fare pat pat e prendere l'anello. Attento che poi c'è Trono che ti grida là coltello. Dai smettila di essere l'asinello, che quando parti ti si strappa il pisello. Piccolo agnello, piccolo agnello. Atteggi da prova, sei solo un miraggio. Nel teatro della vita fai sempre naufragio. Pensavi di spaccare, di fare scalpore, ma qui ci vuole skill, non la tua recitazione. Ti prego non entrare in azione, altrimenti qua avviene un'esplosione. I capelli ricci, baffi lisci, ma quando finisci qualche rima la strisci. Sei stato annichilito, adesso fai l'imbufalito. Non hai capito che hai
tua vita è finita in archivio. Ciao baffone pelo sole. Ciao a tutti. Maggi è successo. Cosa? Allora, oggi sono venuti i... Beh, proprio loro, eh. Beh, grande. Gli idraulici. Sono venuti gli idraulici che hanno spaccato il muro. Gli hanno andato okay. A tenere casa, l'hanno detto. E quindi, dato che non riuscivo a dormire... Si vede. Ho fatto il rap. Ah. E ho messo. Allora, io di una cosa, piccola informazione di servizio. Vai. Chi stesse guardando su YouTube il ricaricamento della live di lunedì sera, non è colpa mia, è semplicemente YouTube in maniera del tutto autonoma ha silenziato tutta la parte, diciamo, di video in cui ci sono le canzoni, quindi se mancano tutti questi pezzi audio, perché tantissimi pezzi, cioè lunghi, prolungati nel tempo, sono senza audio, è perché YouTube ha silenziato, cioè non dipende da me. Mentre facevo il timestamp ieri, me ne so accorto. Vabbè, ma certo, però, ma cioè, non si può fare niente, cioè, non è stata una scelta voluta, non si può fare niente. Perché Cowboy Bebop l'avevo messa altre volte, ma non è... Non l'ha mutato sempre. Alcune volte si sono evoluti, si stanno evolvendo. Alcune volte, capito? Mutava, alcune volte no. A volte ti muta anche in tempo prolungato. Non so che algoritmo usano, però non ve posso fare niente. Bella. Bella. Allora, 20 sub entro questa live, facciamo la reazione al rap contro Mario Sturriolo. Oh mio Dio. Molto bella, molto bella. Devo dire che mi è venuta bene.
Però alcune barre non mi piacciono, però... Ma quante? Anche tu hai fatto un 64 barre? No. Non fai non la mandiamo a Red Bull? No. Però devo dire che ha le potenzialità questa canzone, contanto che l'ho fatta in un momento un po' così... Ma è meglio o peggio di quella di Luca Matteo? Sì? Vabbè, cioè, però tu c'è scritta senza aver dormito. La un canzone po' così. Quella lì di Fedez, la prima che ha fatto contro Tony F, quella dove compare Taylor Mega. Sì. Lui ci ha avuto un attacco, un momento di verve creativa tipo alle 5 di mattina. Cioè, succede però così. Lui, cioè, lui sa come si fa rap. Allora, io però no. Tu sei il genio, no? No. L'istrione. Infatti sono un paio di volte che mi sa che esce un po', però questi cazzi fa ride. Vabbè, comunque 20 sub, dai, non so tante, entro sta live. Bella, bella, raga. Lo facciamo. Eccolo, Wesk. Bella Wesk. Wesk contribuisce. Si parte subito. Wesk contribuisce. Bravo, Wesk. Wesk vuole vedere, vuole vedere la sfida rap. Grazie Carl. Bella Carl. No, no, non l'ho cantata io, anche perché non posso. Ecco. Già ci siamo. Vabbè, dai, se tornate subito. Bella Volsh. La sentiamo subito. Bella Volsh, grazie Volsh. Vogliamo la reaction di Mario alla reaction della canzone. Pille, poi clippa, semmai. Che poi, cioè, tipo dalle clip di Pelle, molte volte sembra tipo che veramente, cioè, tipo, Madonna, l'ho ucciso, sembra sempre... Sì, sì. Beh, quello è giusto, giusto. No, ma si nota più cattiveria di quella che c'è nelle clip. No, sei tu che pensi di essere meno cattivo di quello che sei. Quella è la verità. Eccoci, Antilivio! Qua. Antilivio! È arrivato. Così. Il team Stefano è potentissimo. Il team Stefano ha gli agganci in alto, c'ha la lobby dei tassisti. Il team Stefano. C'è Massi Grande, perché Massi Grande è interessante. Massi Grande vuole che faccia... Massi Grande! Che lo chiami, Massi Grande! Massi Grande! No, niente, non c'è Massi Grande. Massi Grande. Vabbè, allora niente. Va bene, noi siamo gli esperti, Maggi. Ma cioè, vuoi fare una contestualizzazione di quello che andremo a sentire? E che contestualizzazione devi fare? No, perché magari... Livio odia Mario Sturmiolo. Cioè, poi dobbiamo, cioè, poi dobbiamo fare l'analisi delle barre. Infatti, però prima falla fa. Allora, piccola intro. Le prime barre prima del primo ritornello sono le prime che ho fatto. E so quelle un po' così, un po' vaghe. Secondo me le barre dopo il primo ritornello ci sono alcune che spaccano di brutto. Bene, eh? Non male che tu dici da solo. Ah, vai, allora. Questa canzone l'ho chiamata Sturmiolo. Bella, vabbè. Bello. Bello, devo dire che partiamo alla grande. Bene, sentiamo. Mario Sturmiolo, ma chi ti conosce? Ma non è che hai già aperto le cosce. Ti credi un maestro, ma sei un disastro. Non hai né talento né il passo da astro. Di saggezza, mamma mia che amarezza. Questa cosa mi spezza, apprezza la mia benevolenza. Dalla mia infinita altezza, con leggerezza faccio queste rime con freschezza. Attenca ai cinici d'essere forte, ma il tuo gameplay è già chiuso alle porte. Fai combo di bottoni a caso e basta. Perdi ogni volta la tua mano e guasta. Sul palco ti atteggi al vero campione, ma sei solo un clown senza passione. Il pubblico fischia e tu non capisci. La tua comicità fa ridere i pesci. Ti credi simpatico ma hai forzato. Fai buffone ma resti imbarazzato. Prova a migliorare, non c'è altra via. Oggi sei lo zimbello dell'allegria. Ti manca la skill ma non lo ammetti mai. Nel gioco e nel teatro ti perdi, lo sai.
Vuoi fare il figo ma sembri un dilettante. Studioso, sei solo un comico sconcertante. Ti atteggi da prova, sei solo un miraggio nel teatro della vita. E ritornerlo spacca, No, ripeti. A me sta cosa che parlate durante le canzoni mi fa impazzire. Ma come fa? Ma sta il ritornello spacca, il ritornello spacca. Vuoi fare il figo ma sembri un dilettante. Sei solo un comico sconcertante. Ti atteggi da prova, sei solo un miraggio. Nel teatro della vita fai sempre naufragio. Pensavi di spaccare, di fare scalpore. Ma qui ci vuole skill, non la tua recitazione. Ti prego non entrare in azione, altrimenti qua avviene un'esplosione. I capelli ricci, baffi lisci. Ma quando finisci, qualche rima la strisci. Sei stato annichilito, adesso fai l'imbufalito. Non hai capito che hai finito da quando è arrivato Livio. La tua vita è finita in archivio. Ti atteggi da prova, sei solo un miraggio. Nel teatro della vita fai sempre naufragio. Pensavi di spaccare, di fare scalpore. Ma qui ci vuole skill, non la tua recitazione. A teatro fai sempre il protagonista, ma in scena sembri solo una comparsa trista. Reciti battute senza mai capire che il pubblico ormai ti vuole far sparire. Nel gioco dici che sei invincibile, ma i fatti parlano, sei prevedibile. Dragon Ball non è roba per i lenti, ti distruggo facile in pochi tempi. Destro e sinistro ti metto al tappeto, ministro finale lieto, ti spacco brutto peto. Perché mi vedi così irrequieto? A furia di rime ti faccio diventare obeso. Indurgi da questa mina, ti passo sopra come una macchinina. Ormai sei lo zimbello di tutta la cittadina di Messina. Quando capirai che un format è bello, potrai fare pat pat e prendere l'anello. Attento che poi c'è Trono che ti grida là coltello. Dai smettila di essere l'asinello, che quando parti ti si strappa il pisello. Piccolo agnello, piccolo agnello, piccolo agnello. Yo, yo. Atteggi da prova, sei solo un miraggio. Nel teatro della vita fai sempre naufragio. Pensavi di spaccare, di fare scalpore. Ma qui ci vuole skill, non la tua recitazione. Ti prego non entrare in azione, altrimenti qua avviene un'esplosione. I capelli ricci, baffi lisci. Ma quando finisci, qualche rima la strisci. Sei stato annichilito, adesso fai l'imbifalito. Non hai capito che hai finito da quando è arrivato Livio. La tua vita è finita in archivio. Ciao baffone pelosone. È vero, anche Mario copia i capelli a Tony F. Allora, la trista, trista è una caduta bruttissima. Bella trista, oh. Lo sai, non sai perché ho messo trista. No. E così diventava un endecasillabo. Pensate. Non è che ti inventa le parole. Ah, il ritornello no, trista carino. Esiste. Ah, esiste. Esiste, okay, vabbè, esiste. Allora, vabbè. Il ritornello è carino. Secondo me, paradossalmente, è meglio l'inizio. Anche che pochi sei... tenti. Era per farlo entrare in un endecasillabo. Allora, secondo me, allora, il ritornello, devo dire, effettivamente è godibile. Il ritornello è carino, mi piace molto. Paradossalmente, secondo me, è più bello l'inizio dalla fine. Alla fine, secondo me, è... Beh, bello. Certo, faccio tutto un... Faccio una rima... Tutta incrociata, vabbè, non so neanche come si chiamano in realtà. Però vabbè, ma allora la parte quella di Messina è carina. Brutto peto pure mi è piaciuto. No, è vabbè, come se devi mettere due parole di merda: peto, pelosone, pisello. Beh, lasciamo perdere. E diciamo che sono le firme di Livio. E la parte Livio Archivio mi piace. E in realtà cioè, è bella pure la parte del naufragio, ma secondo me lì dovevi cambiare, invece di teatro della vita, dovevi metterci una parola che aveva a che fare con l'acqua per collegare il naufragio. Ci ho messo molto teatro e... No, ho capito il teatro per Mario, però visto che dopo dici naufragio, secondo me lì ci stava bene una parola, cioè nell'oceano della vita, non lo so, adesso io non sono capace a fare questa cosa. E... No, però sì. Cioè, però va bene. L'unica cosa che mi urta è che la I è mezza milanese. Sì, è vero, è uscita sembra un po' Fedez. No, all'inizio sembra Fabri Fibra. Ma non è milanese. Vabbè, non è milanese. No, è tipo parla da milanese. È allora. Marchigiano Fabri. Però parla da milanese, allora.
Guarda, all'inizio sembra, cioè, sembra proprio tipo la sua voce. No, quando parte il rap. Qua. Mario Sturlolo, ma chi ti conosce? Sì, sì, ma chi sì, ti conosce? Ma chi ti conosce? Questo è proprio Fabri Fibra. È vero, chi ti conosce, sì. Madonna. Ah sì, sono stato molto buono. Sono stato molto buono in questo dissing. Potevo essere buoni. Molto più cattivo. Va bene, va questo, bene. Aspettiamo la risposta di Mario. L'inizio, questo è solo aspettiamo l'inizio. Aspettiamo la risposta di Mario. Per caricare, per caricare. Va bene. Cioè, nel senso, qui si comincia e poi vediamo come si evolve. Esatto, sì. Sì, vediamo sì, se sì, lui sì, risponde, sì. Come risponde, se Livio deve alzare i toni, se Mario è rimesso, cioè dove deve attaccare. Piano piano, cioè, è il primo film questo. Vabbè. Esatto, va bene. Andiamo con la tier list. Allora, ho trovato una tier list in cui mi sembra ci siano i personaggi più, perché il problema è che la tier list tutti i personaggi sono più dei 400, sì, non era fattibile, però non volevo lasciare fuori personaggi forti perché poi la gente si lamenta. E quindi ho quindi cercato un livello medio alto. Sì, ho cercato delle liste in cui mi sembrava ci fossero un po' tutti i personaggi più forti dell'opera, più alti. Ah, siamo partner plus. Siamo partner. Vabbè, allora grazie ragazzi, vi vogliamo bene, grandi, siete stati bravissimi a tenere questo ritmo per 3 mesi, speriamo di tenerlo per più mesi possibili. Grazie Pochi. Bella Pochi, livello 3, grande Pochi. Pochi che si è iscritto Flex. Come un babbo. Adesso è per sempre. Grande Pochi. No, per adesso un anno. Però vabbè, tanto sto anno. Allora, intanto vediamo. Cioè, io adesso voglio aspettare il 1 ottobre e vedere cosa succede. Mi hanno spaccato il finestrino della macchina e sono scappati. Perché, Asso, che gli hai fatto? Che tu dici troppe volte intermerda. Ah, c'è la dashcam. Ah, attenzione. I soldi, Asso. Avete fottuto con l'asso sbagliato. Vai, Asso. Portali in tribunale. Altro che dissing. Bravo, top. Maledetti. Va bene. C'era qualcuno che stava parlando, stava dicendo qualcosa. Va bene. Va bene, comunque sia. Tier list. Tier list. Abbiamo aggiunto Mario Sturlolo come sì. Ultimo rank. Sì. Va facciamo bene. I dissing, li facciamo fatti bene. Beh, se addirittura Livio 2 rank sopra Mario Sturlolo, mi sembra. Beh, sì. Mi sembra sopra molto Merdina, cioè Livio, Merdina e poi Mario Sturlolo. Infatti, tra Livio e Merdina già avrei dei dubbi. Poi vabbè, poi concediamo Mario Sturlolo all'ultimo posto per il dissing. Adepto di Maggi e Maggi Tier. Ti piace? E top 10, che sono i 10 più forti. Va bene. Bene, allora iniziamo. Allora, Vista. È Vista? Cioè minchiottino. Minchiottino, no. Vista. Forte Vista, eh? Secondo me l'ha detto. No, è la Madonna, troppo più alti. Cioè, non si vede tanto, Si vede troppo poco. Cioè, riesce a deviare un fendente di Mihawk, però dopo quello. Vista è forte, secondo me. Sì, cioè, adepto di Maggi, no, cioè sì, Minchiottino no. So, scusi, tocca capire chi sono gli adepti. Secondo me, non, se vedo quelli che ci stanno dopo. È tipo Vista, secondo me. No. Cioè, ad esempio, Vista di quanti personaggi della ciurma è più forte? Della sua ciurma? No, della ciurma di Rufy. Secondo me non i top 3. Secondo cioè, me il livello Jimbe o Vista? Vista. Stiamo là. Secondo me Vista. No, secondo me sicuramente sta sotto Azzurro e sotto Assange. Cioè, gli ultimi, Jim. E credo pure di Jimbe. Però devi a Mihawk, però sono diventati più forti. Cioè io li prendo a fine manga. E tu pensi che adesso Jimbe Zoro, sì. Mihawk Zoro, Sanji, Rufy sicuramente più forti. Con Jimbe possiamo discutere, ma secondo me è poco più forte Jimbe. Chi è quello più forte dopo di loro? Franky? È livello Franky. Beh, Franky no, è più scarso più di forte sì, però cioè, sarebbe il quinto da ciurma. Pure di Brook penso sia più e poi lui non è più Vista, forte dai. Per come l'ha messi pure una ciurma e Barba Bianca. Loro stanno in ordine di quanto sono forti. Vista che è il numero 5? 6? E la ciurma 6 Vista che è 6-7 la quinta forse la terza era. Vista? Ah, era la terza Vista? Che no, pensavo più basso. Diamante allora ce l'ha, Cioè è sotto, è soltanto sotto a Falco. Sì, a Falco, a Fenice e Marco e coso no, vabbè, e pure Ace, sì, perché Ace è 2 e Diamante. Ah, ok. E no, se è 3 no. No, Diamante è quanto Diamante io è pensavo uno. Fosse più alto. No, Diamante uno è la Fenice. Mi sembra come si chiama ma Fenice. La A è comandante la Fenice? Sì, sì, è la prima. No, dico. No, 2 Ace. Dico, non è. Non è sopra, non è vice capitano.
Marco? No, Marco, ah, no, Marco è uno. Là, Marco Ace Vista Diamante. Ah, pensavo che Diamante stesse sopra. Io pure. Vabbè. Vabbè. No, allora si è Vabbè, o minchiottino o adepto di magi. Dipende dove. Oh, lo vedi che Vista è 5, c'avevo ragione. Mannaggia, guarda che poi mi faccio, anche convincere. Mi sembrava alto 3. Te sto di. Diamante è sopra. Vabbè, allora minchiottino, dai. Te sto di, mi ricordavo che era. Cioè, è forte, ma non così. Vabbè, tra adepto e minchiottino comunque. Sì. Workery. Allora, questo non combatte, questo però è immortale. Dovrebbe essere Magitier, dovrebbe Workery non combatte, è il cinghiale Workery. Ho capito, è scarso il cinghiale, porco due. Beh, in a combattere, attacco, tier d'attacco male, ma tier difesa è, c'ha la difesa impenetrabile. Gli dà un cazzotto Rufy in God Mode, lì si fa male Rufy a un certo punto. Ti è sembrato forte il cinghiale a te? No, io guarda, se secondo devo... me sono invalutabili. Vabbè, cioè, no, vabbè, invalutabili no, hanno combattuto. Io metterei. Ma il cinghiale è un tank in difesa. Io sono d'accordo con te. In difesa, sì. Io lo metterei tra adepto e Magidir, ma lo metterei adepto. Va bene, dai. Cioè, nel senso, mettiamolo adepto. Weevil. Questo è veramente difficile. Questo è veramente difficile. Questo comparirà tra un po' e sarà fortissimo, ma per adesso sembra, boh, sì, forse livello Vista qualcosa meno. Secondo me è più alto. Più alto. Addirittura Magitier. Non ho mai visto combattere. No, Madonna. Che Magitier. No, per ora adepto di magi. Vabbè, ho capito, non ha fatto niente, non lo puoi. Cioè, per ora adepto di magi, poi vediamo. Va bene, dai. Vabbè, Wuswu Livio. Beh, insomma, è forte Wuswu. Wuswu è una pippa. Dai, Wuswu è una pippa, oh. No, per me sì, Livio. Livio. Sì. Se non peggio, anche merdina. Sì, sono d'accordo. Quanti io. Figli di Big Mom c'ha sopra Wuswu? Due, forse. Tutti quelli che compaiono dopo sono più. Due, ma cioè, che stai a chi dire? Sono i figli di Big Mom? Peróspero è più forte. Peróspero? Ma come no? Ma che certo, vabbè, Peróspero c'ha un miliardo di taglia. Oh. Dove va sto coglione? Comunque ricordiamo che questo, cioè, qua ci sta gente forte, No, quindi detto. Deve stare in basso. Per me è pure merdina Wuswu. No, cioè, è forte Wuswu, compare la fine manga, forte. Vabbè, vabbè, metti Livio, dai, metti lì, Marcello, secondo me. Non so se ritroviamo più. Vabbè, scazze. Poi in caso mettiamo a posto. Va bene, Drake. Oh, Drake. Drake io lo odio. È tra Livio e Minchiottino. Sì, pure secondo me è tra Livio e Minchiottino. Cioè Drake io per me non è così forte. Io lo metto in Livio. Sì, ci sta. Zoro. Zoro, Magidier. Non so se è top. Io non sono perché d'accordo. Perché sono due Zoro? È vero, sono due Zoro. Sono due Zoro. Ah, no, questo è. Ah, quello dell'inizio. No, c'ha sempre l'occhio rotto. Perché sono due Zoro? Boh, che cazzo. Vabbè, li mettiamo insieme. Vabbè, mettine solo uno, mettine, dai. Zoro tier. Secondo me adepto. No. Ma sì, ma Workery, cioè con Zoro, dai. No, ci cioè, può stare, no, effettivamente ci può stare che attualmente sia. Calcola che, cioè, dopo i primi 10 ci stanno quelli più forti di One Piece. Cioè, primi 10... gli altri più forti One Piece e poi ci ha detto di magi. Tieni, cioè guarda, Zoro maggiore Workery, Zoro top 10. No, vabbè, ci può stare. Ci può stare alzare Workery e mettere Zoro in Magidier, oppure mettere Zoro in adepto, perché effettivamente secondo me non è più forte di un non sta nella top dei cioè top 20. Ecco. Zoro sta in top 20 personaggi One l'ultimo Piece. Zoro può essere. Tra i bassi, no, sì. Tipo 15, sì, ci può stare. Tra gli ultimi, dai, mettiamo Zoro, sia sì. Workery che Zoro in Magidier. Ora sì, sono poi, secondo me non sta. No, mettine uno, non li metti tutti e due. Vabbè, che faccio? Ne lascio uno. No, ma sì, ma che schifo. Due Zoro, levane uno, dai. Vabbè, so che cambia. Poi, Yamato. Yamato. Minchiottino. Sì, è minchiottino Yamato. Yasop. Questo è fortissimo. Questo è forte. Questo è la tier. Yasop per me, io lo metto in adepto di magi. Ma
Secondo me Maggi Tier. No, no, no. Che ne ha mai visto? No, no, vabbè, dai, no. Cioè, nel senso, ma che, no, che, ma che gli hai visto fa? Cioè, io no, ma ora ciurma del rosso. Adepti, sì, vabbè, capito, ma pure vabbè, ma è la stessa idea. L'hai di Weeble. Hai sentito ieri Dellimello che fa? Sono sbroccati quelli della ciurma di Shanks. Sì, sì, sono gli ultimi che compariranno, quindi sono devastanti. Ma secondo me Iasop e Weevil saranno simili come chiamate potenza. Forte come un Zoro. Proiettile ha fatto saltare una nave. No, sì, è forte in culo questo. Eh sì, cioè secondo me più scarso di Zoro Iasop adesso. Secondo me no. Oh, ma non l'hai mai visto? Ma è l'idea. L'idea. Là, secondo me Zoro Weevil non vince Zoro a oggi. Ok, Zoro. Però il fatto è che non l'hai visto, cioè non, lì c'è un dubbio, ok? Perché ad oggi Zoro non è più forte. Su tu, cioè fai una bet, ovviamente. No, infatti io sto dicendo di mettere in adepto di Maggi quei personaggi che potrebbero anche essere più forti, ma non l'hai visti più di tanto, quindi non sei sicuro oltre ogni ragionevole dubbio. Se il contesto del manga devo dire che sono delle bestie, però Weevil è stato battuto da Toro Verde, ma perché? Ma secondo voi Toro Verde Zoro vince? No, vabbè, ci fosse adepto, dai, su. Vabbè. Che sebbe, chi l'ha mai su? Vabbè, sebbe che è top 10, 10. Dai. Ruffy è top 10. Questo chi è? Questo è Garp. Madonna, ti ho disegnato male. Garp da giovane, che cazzo è questo? Ragazzi, chi è questo? Dal film. Vabbè, chi sono? Del film. Sturniolo. No. Sturniolo, sì, Sturniolo perché i film non esistono. Vabbè. Bartolomeo. Bartolomeo. Sì. Merdina, sì, ci può stare Merdina. Kaido, top. Top 10? Sì, top 10, sì. Aokiji, top. No, Aokiji no, non sono d'accordo. Aokiji Maggi Tier. Non sono d'accordo, top 10 Aokiji. Secondo me Aokiji batte Zoro. Ma vabbè, la puoi vedere la battaglia, ma non è da top 10 Aokiji. Io sono d'accordo che non è da top 10. Secondo me è Zoro che è troppo alto. Vabbè, poi lo possiamo pure abbassare in caso. Vabbè, sembra Livio, sì, tipo no, che Livio, no. Livio un minchiottino, non minchiottino. Più su. Io dico minchiottino. Boh, sta tra Livio e minchiottino. Livio, mettiamo Livio. Ashura. Non ne ho idea. Merdissimo. No, non lo so, cioè sembra sto granché. Muore pure Merdina, un coglionazzo che muore pure, cioè, vabbè, sì. Ma che minchiottino, ma il power level, il power level è alto lì a Wano, però sì, in 8 contro 1 è forte, grazie al cazzo, sono in 9. Sembra forte pure lui quando sono 9, no, lì dai, mettiamolo in Livio, dai, ma che cazzo è questo, cioè secondo voi Ashura è più forte di Bartolomeo? Non lo so, chi è questo? Questo chi è? Chi è questo, ragazzi? Zoro, non è Zoro. Ma non credo sia Zoro. Capone? Non mi sembra Capone. Sembra la cosa d'ammiraglio. Chi lo legge? Ah, boh, non ce leggo. Vabbè, mettilo in Mario Sturniolo. Va bene. Pugno di fuoco. Ace. Pugno di fuoco. Ace è un bagone. Adepto di Maggi. Che muore troppo presto. Vabbè, ma no, ci stai. Adepto di Maggi. Top. Againu. Sì, ci può stare. Top 10. Againu top. Yamato è più forte di Ace. Può essere. Yamato è più forte perché di Ace. Dai, spostiamo sta Yamato sopra. Che ho perché già combatte contro Kaido e Akainu top. Siamo d'accordo, Akainu top. Io non lo so. Però vabbè, se vogliamo metterlo top, non lo so. Crocodile. Dopo, se non risveglia il minchiottino. Frutto. Se non risveglia il frutto. Per ora, no. Minchiottino. Sì, per ora sono d'accordo. Per ora è minchiottino. Maggi Tier.
Ma raga, immagini non, di che? Non l'abbiamo ancora visto. Ma Crocodile, cioè, nel senso, o risveglio dal frutto o attualmente... Per ora minchiottino, poi si perso, ha perso contro... Contro la Rufy alla basta, raga, cioè... Sì, dai. Secondo me... Cioè, vista contro Crocodile, stavamo lì, secondo me, all'inizio, cioè... Ma sì, sì, cioè, per ora sì. Poi, quando vedremo altro di Crocodile, io non vedo l'ora di tirarlo più su, però... Cavendish. Alla Cavendish... Se c'è il... Se devi Cavendish... pure il tizio, quell'altro, adepto. Non ha... Ma che? Ma no, no. Forte in culo quello là, l'uomo ma sonno. Ma vabbè, forte, ma niente. Oh, l'uomo di sonno. Ma l'uomo sonno non è comunque sia all'altezza di altra gente, cioè è un livio, Cavendish. Sì, secondo me è un livio. Comunque, no, vabbè, vero, più forte di Bartolomeo. Ricordiamo che Crocodile non ha laghi. No, è manco Ace. Sì. Vabbè, dai, Livio. Dai, sono d'accordo con Fra. E... Burgers. Ah, Depto. Sì. Depto? Sì. Ce lo sta. E... Cesar è un altro... Cesar. È un altro bug. Oddio... sì. Cesar è un bug che ti toglie il... Cioè, il può essere... Effettivamente può essere pure minchiottino, Burgess, E vai, dai, mettiamo il minchiottino. Ma fa parte della giurma e Barba Nera, questo combatte tra vabbè, però ancora, quello che abbiamo visto. Quello fa parte di quell'altro, cioè non è che... Cesar Cesar pure un adepto. Minchiottino, secondo me. C'ha il frutto è un coglione, dai, su. C'ha il frutto, cioè, non a livello di Yasop. Non c'ha laghi. Ma quelli che non c'hanno laghi non possono andare solo a minchiottino. Boa. Secondo me stiamo sempre a minchiottino, cioè... Boa. Vabbè, già Boa c'ha laghi. Però sì, pure Boa. Sei sempre, cioè, flotta di sette. Sì, minchiottino, dai. Brook per me è più scarso dei minchiottini. Sì, no, è un livio Brook. Ma è... Brook contro Vista. Io non sono, cioè... Brook Crocodile. No, guarda che è Brook contro Vista attualmente. No, ma che stai a dire? No, decide no. No. Troppo forte Vista. No, non sono d'accordo. No, è un livio, Brook. Va bene. E... Bullet. Che cazzo è Bullet? Bullet. È un film. Questo è stampito. Mario Sturgnolo. Ok. Mario Sturgnolo abbiamo capito come utilizzarlo. Ah, Pedro Beckman. Beckman. Questo è un altro invincibile. Ecco, Beckman... Cioè, allora, secondo me è sempre adepto di magi. Poi, se volete tirarlo più su perché lui è il vice capitano... Allora... Questo è un personaggio che influisce anche sulle Vista copertine. È forte Lemin perché blocca i colpi di come cazzo chiama? Di Milk. Ma hai notato che Rufy salta sempre all'altezza del pacco? Meno male. No, pure secondo me, cioè, per me è tutta la ciurma del rosso, tipo fortissimo, invincibili, tutti sbroccati, però. Non l'hai visti combatte. Andiamo su Adepto, dai. Vabbè. Andiamo su Adepto. Vai. Big Mom. In teoria è top. Cioè, potrebbe essere top 10 Big Mom. No. Sì. No. Ma come no? Ma sbroccata Big Mom. Beh, Big non Mom è top 10. Secondo me, se Big Mom, secondo me non è più scarso di Akainu. Stiamo lì, cioè, Akainu me... sta in top 10. Livio, non drogarti. Secondo me è il livello di questi qua che abbiamo messo. No, eh. ma cose. Sta poco sotto Kaido, Big Mom. A livello Kaido. Ma pure per come te li presenta. Sì, ma sì, ma poco sotto Kaido. Contro Kid. No, perché l'hanno no, ma perché non perché per il potere, perché l'hanno fatta diventare stupida senza ho senso. Capito, però. Vabbè, però comunque sia, anche se fosse perde 2 contro 1, non perde 1 contro 1. Sì, ok, però quei tre. Livio, chi sono noi 10 più forti di lei? 4 li abbiamo già messi. No, secondo me Akainu non è tipo, più forte di tipo Barba Bianca. È più forte lei o Katakuri? No, ovviamente più forte lei. Katakuri non è top 10 no. No, ma no. Ma voi dell'arte. Dai, metti in top 10, poi in caso. Io non sono assolutamente d'accordo. Vergo. Arriva presto Vergo. Vergo no, perde presto. Almeno minchiottino Vergo, Sì. Almeno un inchiottino, Vergo. Sì. Vabbè, dai, mettiamo un inchiottino.
Perché è forte, eh? È forte quanto Zoro? No, ma Zoro secondo me è alto, è quella cosa. Ha combattuto. Allora, guarda, ci potrebbe stare abbassare di uno Zoro e di uno Ace. No, ma guarda, Zoro. Oh, il vice capitano, Zoro. Beh, ho capito, lo immagini, però. Però secondo te c'è Zoro contro Okiji? L'ultimo Zoro. Secondo me Okiji è un, secondo me è un buon combattimento comunque. L'ultimo Zoro, Zoro Okiji è un buon combattimento, non è scontato. No, l'ultimo Zoro. Mi dirai che Zoro non credo batta un un astro, però. Okiji è il più scarso dei tre. No. Cioè, anzi dei cinque. Dei cinque no. No, io dico dei tre. Cioè, di loro tre forse. Okiji, Akainu e Kizaru. Ma ah, non se mi dite so. Sono allo stesso livello, no. Zoro va abbassato. Vergo non può stare a livello di Drake e Vosvu, perché nel che senso? Cioè, chi è più forte? Ah, infatti non ci sta a livello. Ah, no, 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 cioè stai dicendo che è più forte. È giusto che stia non lo so, più alto. Akainu lo batte a Okiji, e questo è un dato di fatto. E infatti secondo me è il più scarso tra i tre. Vabbè, però se stiamo più o meno Aokiji, lì Aokiji batte Kizaru, sì, sì, sì. Kizaru batte Aokiji. Però, anzi, Aokiji se la combatte con Rufy. L'ultimo Aokiji? No, prima. E Kizaru ho detto. Kizaru se la combatte con Rufy. Non hai visto l'ultimo Aokiji. E Rufy l'abbiamo messo in top 10. Quindi secondo me, cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Ma che vuol dire? I personaggi poi si evolvono, nel senso devi vedere. Vabbè, l'abbiamo altri. Appena visto, però. Ma infatti Kizaru sta bene. Cioè, Kizaru non mi dà l'idea top. Di un personaggio che si evolve. Ma secondo me gli ammiragli sono tutti top, poi fate voi. Tranne gli ultimi due. Gli ultimi Toro Rosso, Toro Nero, Toro Vero, cazzo si chiama quella. Quelli no. Ma i primi ammiragli. No, ma se lo mettiamo allo stesso livello degli altri due. Ma no, raga, no, io non sono d'accordo, perché questo è un ragionamento sbagliato. Perché dici no, perché Kizaru sta a livello di Rufy. Non è vero, perché cioè Rufy batte Kaido, Kizaru non l'avrebbe mai battuto Kaido. Cioè, il fatto è che Rufy, ci sono dei momenti in cui supera proprio i suoi limiti. Ma come fai ad abbassare Rufy? No, Rufy c'ha il potere di The Mask, è il più forte di tutti. No, è The Mask. E ovviamente Rufy è più forte di Big Mom. Cioè, se volete abbassare Rufy, abbassi Big Mom. Cioè, no, per me no, Big Mom è quello che va abbassato. Ma non abbassi Rufy, che discorso cioè, è? Big Mom Okiji, secondo me. Kizaru batte Big Mom. Ma pure secondo me. Sì. Io non sono d'accordo, io però sì. Non lo sapremo mai. Urugi. Ma chi l'ha visto combattere? Sembra forte. È un livio Urugi. Sta insieme a Apu. Perché Urugi è più forte di Drake e Apu? Ah, tu vuoi mettere là tutte le supernove? No, no, non tutte. Però dico, perché Urugi no, ci può stare. È meglio di loro. No, sì, non si vede. Dove la vogliamo mettere? La Livio. Io Livio lo metterei. Van Augur. Questi stanno tutti a livello di de Burgess. Oh, è la ciurma quella. Ah, però aspetta, Urugi batte uno dei Minapu. No, vabbè, Apu, ok. No. È Urugi quello che batte uno dei dei tizi di Big Mom? Snack, sì. Ok. E allora no, allora ci sta a metterlo più alto lui, però. Perché secondo me Snack non è più scarso di Vergo, anche se non abbiamo mai visto, però Snack non è più scarso di Vergo. Sì, vabbè, dai, ha detto. No, io sto parlando di Urugi. Urugi lo metterei più su. Questo dove lo mettiamo? Chi è? Oh, Ed, questo deve stare con gli arti da ciurma sua, cioè, questi tutti i fenomeni, cioè, più o meno il livello è quello. Ma per me, però, no, per me per ora minchiottino questo. La ciurma e barba nera, minchiottino. Va bene, dai. Ma che ha fatto? No, è il livello è Vasco pure che ha fatto, niente, però è la ciurma di barba. Infatti pure Vasco va là, cioè. Cazzo sei? Ma che hai fatto? Cioè, Stussi. Perché te sei di È cecchino, sono d'accordo. Ma tu sei cazzo.
mezza. Stussi è un po' una siga. Vabbè, ma Stussi è sveglia, non è che sia, che sia forte. Se non ha l'algamatolite, allora, cioè, comunque, sia l'intelligenza da sola basterebbe ad elevarla rispetto agli altri rincoglioniti. Però, io mi sento merdina. Sì. Se no, sì, merdina. Zuru. Zuru, Zuru è merdina. Sì. Che deve fare Zuru? Non mi piace Zuru, fa cagare. Merdina. Dai. Zuru come Stussi. Chi Ulti. È Ulti? Merdina. No. Io Livio. La odio Stussi. È a livello Wusfu, secondo me. Ma infatti io abbasserei pure Wusfu, ma chi cazzo è Wusfu, porco due? Ma che Wusfu è forte? Ma forte è una tigre dalla testa. Ma forte cosa ha fatto di forte? Ha perso con Jinbe, ci sta. Cioè, è forte perché ha perso. Anche io ho perso con Jinbe. Sono forte anch'io. È forte perché è uno dei sei salterini. Ma coglioni, i sei salterini, mamma mia, ci stiamo cagando sotto. Arrivano i sei salterini. Ma un salterino ha vinto un incontro? C'è un salterino che ha vinto un incontro, anche solo a parole, cioè non dico di quelli che abbiamo visto, no, ma a parole. King ha vinto un incontro a parole. No, come che stai a dire, certo. O chi ha vinto King? Ma perde King. A parte che Queen tecnicamente, se vogliamo, batte pure Big Mom. Che cosa, Jack pia solo cazzi, eppure è fortissimo. Non è vero, non è vero, Jack lo vedi che sfonda il culo a tutti a Zoo. Ah, beh, i minchiottini. Ma che minchiottini? Io sia arcane che gatto. Ma questi si fanno meno apposta. Grazie, si fanno meno apposta. Contro i forti, contro chi combatte. Ma perché secondo te arcane e gatto sono più scarsi dei ulti? De ulti? Perché arcane e gatto sono più scarsi dei ulti? Cane e gatto potrebbero stare a livello di ulti, ma che sono più scarsi di Jack. Ma tranquillamente. Mica sono forti cane e gatto, combattono in 18. 18 contro 1 combattono. Ma raga, ma che state a dire? Il cane e il gatto più scarsi dei ma ulti. C'è. No, vabbè, stanno là. Sono entrambi più bassi che di Jack. Ma Dio. Oh, guarda che... Vabbè, il cane batte Jack alla fine perché Jack è morente. No, perché si trasforma. Lui l'altra volta l'ha perso perché non c'aveva la cosa della luna che si trasformava. Sì, vabbè, a prescindere. Ho capito, quello è il potere che c'ha, però. Non è a livello di metti a Jack. Mettina ulti. No, basta pure Wusfu. Ma sì, ma no, basta pure Wusfu. Ma basta pure Ashura per quanto mi dico. Vabbè. Smoker. Smoker. Minchiottino Livio. No, è più forte di quelli che stanno lì. Guarda che secondo me è un Livio Smoker purtroppo. Cioè non ha like. Crocodile lo batte. Allora, Crocodile secondo me adesso non lo batte più. No. Cioè, dico Crocodile batte Smoker. Ah, Crocodile batte Smoker, no, sì. No, certo. No, io lo metterei a Livio. Anche se ha un potenziale molto più alto. Ormai con laghi, cioè. Smoothie. Ma Smoothie minchiottina. Dar cazzo. Forte in culo Smoothie. Uno dei tre comandanti forte in culo. Ma mi spieghi che cosa fa? Cioè, ti fa diventare uno Smoothie. No, mi spieghi, cioè, nel senso, cioè, secondo te Smoothie batte Beckman? Chi l'ha mai visto? Smoothie potrebbe batte Ace, probabile. Ma infatti ti ho detto che Ace per me si Smoothie potrebbe battere Weevil, probabile. No. Smoothie forte batte Weevil. No, non credo. Non l'hai mai vista combattere. Sì, vabbè, però è uno dei tre comandanti, già che sei uno dei tre comandanti di coso. Cioè i tre comandanti si settano su Perospero. Vabbè, Perospero non è un comandante. La possiamo pure mettere in Mario Sturniolo, eh. Ma è forte in culo. Perché Smoothie, non Raga, ma scusate, volete abbassare Vergo, ma Vergo mina lo è. Cioè, No, più forte di Cracker, no. Però sta ai livelli di Cracker, Smoothie. Cioè, Katakuri è più alto. Gli altri due sono più forti di Perospero, Uomo Lampada, sono più forti di Uomo Caldo, Opera, Charlotte, Panna Montata. Sono tutti più forti, i due generali. Eh sì, ma tu Cracker dove lo vuoi mettere? Dove metti Smoothie, perché sono allo stesso livello. E secondo me sono forti in culo. Ma Beckman, chi cazzo lo sa? Chi l'ha mai visto combattere Beckman? Può essere un fenomeno come un grande... Grande Blavla, festeggiamo la partner plus. Grande Blavla, grande Blavla.
Applausi, applausi, applausi per Blava. Grazie, grazie mille. Grazie mille, molto molto apprezzato. Grazie mille. Parte l'anno nuovo con dolcezza. Bella scena, grazie mille. Che cos'è? Che cosa hai fatto? Hai fatto delle nuove. Ah, ok. Folle. Iniziate un disimpare. Incredibile. E... grazie mille. No, però Smoothie arriva dopo. È più forte. Questo dice insegna One Piece. E che fa vista contro Smoothie? Lo prende, lo fa diventare. Secondo me sappiamo. Che Smoothie sia più forte di vista. Posso pure essere d'accordo. Sono più forti, no? Però c'è, cioè, nel senso, Rookie comunque sia, ad esempio, batte Snack. Mo, allora, Snack secondo me è più scarso degli altri due, perché poi Gregor batte Rookie. No, Snack ci può stare che è scarso, ma Smoothie a livello del biscotto. Non è quello della... è forte in culo Smoothie, cioè, poi combatte poco, non la vedi mai. Ma si tu cagano... metteresti il Katakuri in top 10? Guarda, se non è top 10 è il primo degli esclusi. Ma mai nella vita. Katakuri? Katakuri Charlotte perde contro... Contro Rufy. No, contro, e contro chi deve perdere? No, perde contro tutti i tre che hai messo in MagiTier. Dici? Massima di tanto. Allora, contro l'ultimo Zoro, perché è Zoro, ma facciamo Gigi Katakuri. No, dai, gli spacca il culo. Katakuri è fortino, eh. Ma gli spacca il culo. Katakuri ormai appartiene al vabbè, passato. Vabbè, dai, allora, io sono per metterlo in minchiottino. Adepto te? No, minchiottino. Ok, vai. Poi Snake, secondo me Snake va... ma che cazzo? Ah, è no, forte Snake. Culo Katakuri. Che cazzo è Snake, scusate? Forse qualcuno dei film, questo. Pensavo fosse Snake... No, è Snake, non so chi sia. Mario Sturniolo. Mario Sturniolo. Film. Shanks, vabbè, top 10. Shiki, pure Shiki, in teoria, che facciamo? Mettiamo in top 10? Ma ci sono due Shanks. E l'altro non lo metti. Vabbè. Shiki, chi l'ha visto? Li metto in fondo. Shiki, chi l'ha visto? Ma c'è un altro Kiji, magari. Ma sì, perché si vede che sono quelli prima e quelli dopo, no? Vabbè. Chi è? Chi l'ha visto? Shiki? Non si vede mai. Si è liberato. Carino. Mettiamo MagiTier. No. MagiTier. Ho capito. Mi sembra troppo esagerato. Esagerato? Beh, mi sembra esagerato. Shiki. Scusate, esagerato. Garp dove lo volete mettere dopo? Garp è sopravvalutato. Garp ci Io Garp lo metto in MagiTier e sono buono. ma lui era troppo forte, però questa roba io non l'ho vista. No, però non è un film, Shiki in realtà appare nel capitolo 0, Shiki, no? Non è di un film, regà. No, va bene, però è... cioè, il boh, adepto, minchio, tira, è forte, ma non così. Sì, vabbè, ma so, allora, so, mettilo adepto di Maggi, dai. So parole. Garp lo dicono che è fenomeno, cioè, nel senso, Garp lo sai. Shiryu della pioggia. Ecco, Shiryu a livello Shiryu adepto, glielo meglio, secondo me si può mettere adepto. Perché è più forte di Burgess. Sì, è più forte di Burgess Shiryu. Cazzo, dai. Cioè, a parte che ha un frutto. Si vede mai. Ma che stai? È invisibile, adesso c'è il frutto e l'invisibilità. Ah, ho capito. Ha trapassato Garp. Bravo, hai trapassato un vecchio. Ma com'è hai trapassato un vecchio? Che cazzo dici? Dai. Cioè, a combatte è più forte di quell'altro. Boh, non so. A fa spadate è più forte di vista. E chi l'ha mai visto? Sì, dai. Shiryu. Ma cioè, il fatto è che Shiryu era già... cioè, Shiryu è il più forte tra i comandanti. Allora, di ti spiego la mia idea. Shiryu per me era un minchiottino alto prima di prendere il frutto. Col frutto diventa molto più pericoloso. Cioè... e il frutto per lui è molto forte, essere invisibili. Top 3 comandanti Ditch, ma non è i comandanti Ditch, così come Barba Bianca, la forza va in base al... io lo metto adepto. Adepto, è dai. Molto semplice su queste cose, eh? Oh, sento Maru un merdina proprio per definizione. Sì. Oh, ma è forte, guarda che... Sengoku, vabbè, Sengoku. Metti direttamente il Buddha. Ah, perché ci stanno due Sengoku. C'è il Buddha dopo. Sì. Il Buddha è forte, però boh. Oh, adepto sì. Più alto. Ah, se quel Vista è il più forte di quel minchiottini, il Buddha è più forte di Vista.
quello vabbè. Ovviamente stiamo dicendo se mettere Magidier o Adepto. No, però secondo me è Magidier Buddha. Top sì, 10 sì, la Madonna. Magidier ci Magidier, dai. Sì, sì, sì. Sasaki. Sasaki. Oh, è... Merdina, vai. Merdina, sì. Saturn. Vabbè, Magidier. Madonna, questo è un pippone clamoroso, dai, è quello del coso, del Dressrosa. Dai, mettilo in merdina sto coso. Non ricordo proprio. Chi è uno dei due Sanji. Figli lì. Top. Tier, secondo. Sta a livello zero. No, io non sono d'accordo. Vai, io comincio a essere d'accordo. Io comincio a essere d'accordo con Lio che Zoro vada abbassato. Zoro va Sanji però, Zoro, vice capitano, però, troppo forti. Però non me poi mette Sanji con Zoro, Magidier, dai. Sanji contro Kiji, Sanji contro Saturn. Ma ti pare Sanji contro Sengoku? Oh, blocca i calci di Kizaru, c'ha il potere dell'amore, ne blocca uno. C'ha il potere dell'amore, con due blocca i poteri di quello che va alla velocità della luce. Pure secondo me Zoro e Sanji vanno abbassati, cioè pure Ace se ne va abbassato. Sì. Dai, non c'ha l'Aki, come che do cazzo va Ace? Bassa Ace, dai. Sono forti Sanji e Zoro. Anche perché ma Ace come fa sta più alta? Sono vice però capitani. Però siamo d'accordo in due, quindi 2 su 3. Ryuna. Che cazzo è? È quello lo scheletro. Ah, ecco, è lo spadaccino. Vabbè, ma questo lo considerano quando era vivo o da non morto? Ah, ecco. Ah, ok. Ma guarda, cioè, se lo prendi nel Prime... Sì, ce l'abbiamo fatta. Bello che si passa da top Livio. 10 a Livio. Sì, no, divertente. Top 10, regà... Boh, non so, penso io non l'ho visto quando era vivo, però... Ciao, YouTube. Ma questo è forte, oh. Questo da vivo è forte come vista, da morto no. E quindi fai una media e lo mettiamo in Livio? Se vuoi fare una media sì. Dai, da morto è una merdina. Da vivo era molto più forte. Sabo. È più forte di vista. C'ha pure il frutto dei Sabo se c'ha like. Sì. Adetto di Sabo adetto. Robin. Minchiottino. Livio. No, Robin non è vero che è forte purtroppo. Cioè, mi piacerebbe dire. Vabbè, Roger top 10. Toro Rosso è più scarso degli altri ammiragli. E sì. Poco sotto gli altri ammiragli. Ha detto. Top T-tier. È secondo, fortissimo. Da quello che dicono. No, che top 10. Guarda, Garp. No, ha affrontato da solo i 1000 guardiani alati del. Dor, figlio di Khmer, colui che è stato con le 20 dame. No. Guarda, è sotto, guarda Magidier, te lo sto già regalando. Chi è? Barba Bianca, top. Sì. Queen. Adepto. Queen dovrebbe stare... Adepto. Adepto basso. Adepto alla fine combatte con Sanji. Cioè pure questo in teoria è top. Riley, questo, in teoria questo è top. Questo potrebbe essere top 10. Cioè questo pare calci di Kizaru, questo è top. Cioè sta lì, è tra Magidier, cioè se vuoi possiamo intanto mettere Magidier e vediamo quanti stanno in top. Però per me Riley Akainu, io non so convinto sia più forte Akainu. No, è top Riley, vabbè. Perché è vecchio è top. Io avevo detto, raga, guarda, sono tanti quelli forti di One Piece. Questa è l'altra Big Mom. Vabbè, no, lascia per dai, Big Mom già l'abbiamo Pedro, messa. Pedro, no, non l'abbiamo ancora messa Big Mom. Sì, l'abbiamo messa. Pedro. Io ripeto, è Big Mom Pedro, è alto. Pedro è un Livio? Quasi tra quelli che ci stanno. Sì, li batti, sì. Minchiottini, Pedro. Scusa, Maggi, allora, tu hai detto che Ercane sta ai livelli dei ulti. Ercane, questo è scarso. Questo a livello del cane. Una pippa questo. Cioè, io lo metterei... È più forte il cane. Io lo quindi è più forte il cane di Pedro. E quindi grazie. Se tu metti Pedro a Livio, il cane lo dimette a Minchiottino. No, ma infatti se ho messo bassi alcuni di quelli che stanno a Minchiottino li metterei più alti. Cioè per me per come te li presentano i cosi comandanti di Barba Nera sono più forti. Boa potrebbe essere più forte.
Smuti secondo me è molto più forte, però sì, guarda, seguendo questo cioè, ragionamento gli sì. Adepti di Maggi iniziano a essere belli tosti, eh? Cioè io te lo dico, no, metti Pedro in Livio, anche Merdina posso, secondo me Merdina, sì sì, però... va bene Merdina, però Perospero, ah, Perospero più scarso dei Muti, come più scarso dei, certo, Muti è più scarso di Muti, però i generali di Big Mom sono però spero è Merdina. No, Merdina no, è Livio. Cioè vabbè, deve no, che Livio? No, no, che lì che cazzo dite? Almeno Micchiottino deve stare sotto a Smuti. Ma che dite? I Merdina. Generali di Big Mom seguono un comando de forza. Ma però spero è fuori di... da questa cosa, perché però spero è l'erede al trono, diciamo. Ma che pensi che sia più forte di Smuti? È più forte di Kraken? No, 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 è di quel livello. No, no, Kataguri è il più forte di tutti. Ma non è così forte. Ma però spero a livello dei generali. Lui non fa il generale perché lui è l'erede al trono. Ma a livello di forza non è così forte. Chi batte? Chi combatte? Beh, alla guarda, batte Vista, batte Crocodile, batte Caesar, batte Caesar, batte Vergo, batte Boa, batte Urugi. E sugli altri ti do il beneficio del dubbio perché non si sono mai visti. E è pure più forte di Ace. No, dai, Micchiottino, però. Almeno Micchiottino. Micchiottino, dai. È più scarso di Smuti. Bizzarro. E questo deve stare con tutti gli altri. Con tutta la ciurma. Ah, c'è King, c'è Crocodile. Non c'ha manco Lucky. E secondo te vince contro Perospero? Non so, vediamo un One Piece diverso, eh. Mi sa che lo leggi male te, mi sa che sei rimasta quando non c'era Lucky. Perché c'è un personaggio senza Lucky che batte uno con Lucky, di per sé è quasi una follia. E quindi, cioè, vabbè. E Vista il quinto generale del coso, e perché dovrebbe essere più forte di Perospero? Non lo so, anche a livello di taglie, a livello di taglie, cioè Perospero c'ha una taglia più alta, credo, di tutti quelli che ci stanno lì. No, dell'ultimo Crocodile mi sa di no, gliel'hanno alzata a Crocodile. A Crocodile gliel'hanno alzata. Forse Crocodile adesso ce l'ha. Sì, Crocodile ce l'ha, sì, più alto dopo. Dopo go. Sì, sì, dopo la Cross Guild, Crocodile ce l'ha più alto. E no, è forte visto. Semplicemente l'hai visto combattere. Vabbè, bizzarro, un altro Micchiottino. Livelli, sì, stai i livelli sotto i generali, li mette tutti allo stesso livello. Barba Bianca top 10. Ah, ce l'ha già messo la leva questo. Chi è? Oven. E questo Oven. Secondo ragionamento deve stare Livio. Livio, sì. Questo è un Livio. Questa è stacco ulti. Peggio. Questo chi è? Questo che è un figlio, questo non mi ricordo. Panci. Garp di nuovo. Garp di nuovo. Rayleigh di nuovo. Questo, Oden. Questo Oden. Oden è... Maggi Tier. Questo è fortissimo. Sì, Maggi Tier. Del Magidir. Questo pure deve stare ai livelli degli Astri. No, Garling in questo, teoria. No, questo è top 10. In teoria 10. Sarebbe forse la top 10. Questo eh? È top non 10. Questo combatte mi sembra eccessivo. È vero, però è top 10. Zio. Però è il più forte di tutti. È il più forte degli Astri. Potrebbe essere. Questo potenzialmente è uno dei top. Sotto a Sabbo. Livello un altro Micchiottino. Questo, sotto dai. A Sabbo deve stare. Neko è ma è, trasformati tutti insieme, che sono trasformati? No, sono loro due, no, sono il cane e il gatto trasformati per me sono adepto. Sì, trasformati forti. Trasformati sono adepto. Ah, questo è giuro, è Venus va sempre a livello dell'altri. Momonga! Merdina Momonga. Scherzo. Merdina sì, Olivio. No, Merdina. Momonosuke. Madonna. E che cazzo ha fatto? Micchiottino. Sì. Ma Micchiottino? Sei molto generoso, cioè. Che cazzo fa? Vabbè. Cioè, vabbè. Livio, guarda, dai, metti a Livio. Moria. Moria. Moria tanto potenziale, ma potenziale sprecato. Moria per me è un Livio. Ho capito. Moria non cioè non batte nessuno. Cioè, sì, tra Livio e Micchiottino. Sì, però cioè, rispetto a quelli sopra, qualcuno l'abbiamo messo lì perché c'ha il dubbio.
Gli altri hanno fatto meglio di Moria. Mihawk. Mihawk. Sì, Mihawk Magiteer, sì. Mihawk è lì, cioè... Ah sì, Mihawk, cioè, a quanto pare è sbroccato. Vabbè, ma poi abbassiamo. Questo sta con l'altro. Via Zoro. Un altro, tre. Quanti cazzo sono di Zoro ci stanno? Direttore Magellan. Magellan. Magellan è un adepto. Io sono d'accordo, anche se la gente dice che è sbroccato, io non... Adepto. Marco la Fenice è sopravvista sicuramente. Adepto. Ma secondo me è pure più sopra. La Fenice. La Fenice Magidier ci può stare. Sì. La Fenice a livello di questi. La Fenice Magidier ci può stare. Più forte di quelli sotto. No, potrebbe essere lo secondo zonale, me Marco a livello della ciurma di Shanks, ragazzi, cioè, secondo perché me... no? Perché no, scusa? No, ci sta. E quindi sta detto. No, allora, no, no. Allora, infatti, no, secondo me Marco è paragonabile a Beckman. Io, infatti, alzerei Beckman a Magidier sulla io fiducia. Io alzerei tutti i tizi no, della ciurma di no, Shanks. No, che vuol dire? No, no. Però... Il vice comandante è un conto, gli altri no. Cioè, secondo me... Ma intanto se vuoi... mettiamolo a detto, perché questo sta... Io lo metterei in Magidier. No, si non sta a livello di questo. Potrebbe sì, stare ma dai, ma perché Aokiji è più forte di Marco, scusa? Ma chi t'ha secondo detto? Secondo me Aokiji gli spacca il culo. Ma chi t'ha detto? No, non me l'ha detto nessuno, è quello che penso io. Secondo me Aokiji gli spacca il culo. Aokiji? Boh, può essere. Secondo me. Però scusami, Marco batte Zoro? No, stanno lì. Stanno lì. Non lo so, raga, cioè io... Nel senso Marco per me, ma anche Mihawk, cioè perché Mihawk batte Marco? Perché cioè? Mihawk ti fanno capire che non c'ha una ciurma, sì, sta dai, da Mihawk, solo, Mihawk lo apre in due, dai. Finora Marco non ha mai, cioè non è mai sembrato inferiore a nessuno. Però dai, non lo metti ai livelli di quelli sopra, secondo me. Beh, se la gioca con King. Combattono sì, quasi alla pari con King. Stanno lì. Rucci risvegliato, forte Rucci risvegliato, ragazzi. Guarda, minchiottino risvegliato, quello è quello risvegliato. Ma dove sì, sti cazzi? Però, no, cioè, sì, dove lo vuoi sì, ma minchiottino, già io sta Maria là. Minchiottino questo, alto. Questo è fortissimo. Questo è forte. Sì, vabbè, questo mi dà proprio l'idea di uno. Di uno sbroccato. Stare, sì. Vabbè, ciao. Quest'altro deve stare insieme ai generali. Questo è generale d'armata rivoluzionaria. Lindenberg, sì. Questo... È come l'altro generale d'armata rivoluzionata. Dopo Lucci, sta vicino a Lucci. A sti minchiottini. Sta là, e sono tutti così questi. Kuma. Come è forte Kuma. Ma... Ormai col livello di adesso, secondo me è minchiottino. Sì. È minchiottino? Non lo puoi mettere più alto? No, sono d'accordo. Che fai, lo metti al pari De Marco o Kuma? Lo è forte. Lo ha detto. Deve stare qua Zoro, Sanchez, se l'hai messo in là. Lo ha detto? Sì. Mo che sta risvegliato, sì. Questo chi è? Non mi ricordo. Forse è un film. Chi è questo? Ma è... Lo ha battuto Big Mom con Kid, però. Sì. Ma io ripeto, sono d'accordo che Big Mom è troppo alta. Cioè, secondo me Mihawk batte Big Mom. Io ve lo dico, sì. Sì. Questa è troppo. Sì, ma sì, si stai a dire. Sì, sì, Mihawk fidati chi quando lo fanno vedere sbroccato. Folch, chi è Lemon Juice? Folch, non so se è il sottoposto di Hawkins, ma non mi sembra, quindi mettilo in Mario Sturniolo. Ciurma di Kid. Ah, di Shanks? Shanks, è fortissimo. Vabbè, dai, lo mettiamo qua. Ciurma di Shanks è fortissimo. Ciurma di Shanks. Cobby. L'ultimo Cobby è forte, eh? Sei il primo dei minchiottini, l'ultimo Cobby. Sì, un minchiottino, sì. Cobby. E guarda, Germano. Kong, che qual era? Non me lo ricordo. Kong è il direttore massimo, lì. Il direttore generale della Marina. Boh, questo non ha mai combattuto, però... Ha un... tra Livio e minchiottino. Chi questo? Sono quelli della ciurma di Shanks in Sturniolo? Punch Snake? Allora quelli a Punch Snake sono la ciurma di Shanks? È vero, è scimmietta. E allora questi sono fortissimi tutti quanti. Tutti fortissimi. Ma te cazzate questi.
senti fortissimo. La ciurma di Shea. Ma mo la vedi la ciurma di Shea? Appena la vedi, tutti sbroccati. Dell'imello ha detto sono tutti sbroccati. Ma vabbè, ma scusa, ma capisco i tre che si vedono al primo capitolo che sembrano essere i generali. Ma questa è truppaglia. Cioè, ma questi ma saranno minchiottini. Fortissimo. Quella scimmietta mi mette tutte le barre nel culo. E vabbè, questo qua Kong potrebbe essere fortissimo, potrebbe essere un tizio che non fa un cazzo. Mettiamo cioè. Livio, dai. Sono gli ufficiali. Ma come no, Livio? No, fortissimo. Mettiamolo Livio. Merdina, chi è? Livio non l'ho mai visto. Oh, questo è il capo di Sengoku. Il capo di Sengoku. Oh, Kong è il capo da Marine. Come cazzo si chiama il suo ruolo? Coso Massimo lì là, Vabbè, senti, lo mettiamo in Mario Stugnolo perché non sappiamo un cazzo di questo. Vabbè, adesso senti Juice Punch va Snake adesso, qui? Ma sì, in teoria sì, sarà Magidier. Kizaru pure livello Kong. A livello sì. Luigi. Kinemon non l'abbiamo già messo? Kinemon è Livio. No, l'abbiamo messo. Kinemon è un Livio. Kinemon è un Livio. Kinemon sì. È un Livio. E King deve stare dove sta Marco. Il K sta con quell'altro, con Kinemon. No, sta sotto. E questo è forte. E questo è il livello low. Adepto di magia. Questo, sì, questo è forte. Questo è pure questo. Questo, no, questo è il minchiottino. Questo sì, è minchiottino. Questo è forte in teoria. Questo sta con l'altro in generale. Questo sta adepto di magi, non è Magidier, secondo me Katakuri, anche se a me piace un sacco, ma secondo me è più scarso di tutti questi. Katakuri? Secondo me sì. Contro Kid perde? Sì. Ma sì. Kid lo apre. Contro anche Magellan perde? Sì. Contro Yamato perde? No. Contro Weevil perde? Dai, sta lì. Sì. Vabbè. Questo fortissimo. Jupiter. Fortissimo, stanno qui. Fortissimo. È più scarso, però è fortissimo. Kaido non ci serve. Kaku, merdina. Sì, scarso, Kaku. Vabbè, dai Livio, adesso. Livio, dai. Jinbe. Jinbe o lo metti a livello di Sanji o poco sotto? Jinbe. Io lo metto sotto. Minchiottino Jinbe. Secondo me. Sì, minchiottino. Sì, dai, a livello degli altri della flotta. Questo è più forte di vista. Diamante. Questo ci può stare. No, però, scusa, però. Allora, ok, però non è mai. No, deve stare sotto. C'è sta Marco, adepto di magi, che metti diamante sia a Marco. Vabbè, prima di vista metti, questo è forte. Più forte di vista questo. È il comandante prima. Ivankov. Minchiottino. Non lo so, no, dai, più alti minchiottino no. Non lo so, Chi c'è sopra blink, minchiottino? Blink. No, non batte nessuno. No, dai, minchiottino. Secondo me Sabo. No, i livelli di Sabo secondo me. Secondo me no. Guarda che sono loro, Batte cioè, nel senso, Marco, batte Lou, sotto batte Kid, batte Katakuri, batte King, batte Magellan, batte Sabo, ma sono tutti batte, più no, forti, sta lì, questo. Sta lì, però quelli sotto li cioè li batte. Zoro, Sanji, ci stanno veramente, guarda, senti io, Line Juice, Punch e Snake per me sono una vergogna. Cioè stiamo a mettere i comandanti di Barba Bianca, e dei cosi a minchiottini e mettiamo vedrai i truppini di Shanks adepto di magi, perché non li abbiamo mai visti. No, perché te li stanno presentando insieme a Beckman. Cioè diamogli un minimo di dignità. Cioè Beckman è il vicecomandante, mettiamolo sopra. Quei tre sono dei coglioni, mettiamoli sotto. Yasop ti hanno fatto vedere che è fortissimo. Yasop infatti va bene adepto di magia. Lui dice questi tre. No, io infatti dico che Yasop e la Kiru è giusto che stiano lì. Beckman lo metti uno sopra e quei tre li metti uno sotto. Vabbè, sì, dai, ci può stare questi tre. Sì, non è quello che cambia per quanto riguarda vabbè, ho capito. E metti Beckman sopra. Beckman sopra, ma metti? Sì. Vabbè. Che cazzo è questo?
Chi è Giabura? Chi è? Chi è Giabura? Non riesco a capire l'immagine proprio, che cos'è? CP9. CP9. Ah, vabbè, allora... Ah, ma il lupo? Ah, è il lupo? Sì, vabbè, dai, merdina. Sì. Mazza, ma non si riesce niente a quell'immagine. Ma cosa? Non riesco a capire... Jack. Come... Jack. So è minchiottino. Full tacking qui. Sì, dai, sì, sono d'accordo. Così deve essere. Ah, i Cavalieri Divini. Metti Mario Sturniolo. Mario Top. Sturniolo, vai. Non esistono. Top. Ongo. Ongo. Chi è Ongo? Oh, non mi ricordo. Zio. Ma sembra Rai, sembra. Oh, tra poco vedrete che Livio aveva ragione. Ciurma di Shanks, vai, minchiottino. Oh, e questo ti mette sopra? Certo, top, per forza. Ma siamo a 11. Vabbè, ma poi mettiamo a posto. Raga, spostiamo sta Big Mama. Dai, poi mettiamo a posto. No, voi. Andiamo giù. Poi mettiamo a posto. Lo sapete anche voi. Hawkins. Minchiottino. E il Meppo. Guarda, poco sotto a Cobb. Guarda, se vuoi Livio. Dargli Livio, proprio glielo Livio stiamo regalando. Perché siamo buoni. Gli stiamo regalando un Livio. Sì, sì. Oh, Gabban, adepto di magici, può stare. Cioè, Gabban è uno che probabilmente è più forte di quell'altro. Mamma che in un caso io non sono d'accordo, ma per niente. Garling? Questo sarà boh, cosa da giovane. Ah, è la figura misteriosa? No, vabbè, che ci hanno già messo... La figura misteriosa? A tutti i Germa insieme? Vabbè, no, dai. Tipo Power Ranger, no. No, i gruppi vaffanculo. John, questa gente. Sì, questa non David John. Mai visto. Via. Vice ammiraglio della candidata vice ammiraglio. Candidata a merdino. Vabbè, ma chi l'ha mai visto? Vabbè, dai, candidata vice ammiraglio, merdino. Ah, film? Ma te, ma chi l'ha mai visto? Vabbè. Questo film. No, questo è quello col cappello. Il grasso. Quello col cappello di Garp, che è Uomo Cera, che fa le cose, le riproduzioni. Quello che va da. Cosa, come si chiama? Che va da Barba Nera. Quando Barba Nera non c'è insieme a Garp. I truppini che vanno con Garp. Sì, è canon, però, ma chi l'ha mai vista combattere? Ah, ok. Che cazzo potere c'ha? Questo la cera. Ok, ho capito. Quello della Sword. Esatto. Quello della Sword, va bene. Boh, lo metti in Livio? Metti nel Livio. Poco sotto Cobb. Va bene. Dragon. Dragon è almeno Magi Tier, se non top 10. Fortissimo. Magi Tier, per cortesia, non lo metto in top 10. Beh, il capo della rivoluzione. Nel sì, senso... però non lo metto in top 10. Dai. Vabbè. Sennò... Ener. Ener è minchiottino al massimo. Sì. Franky. Ma tra Livio e minchia. Secondo me Franky è un Livio. Livio, dai, raga. Cioè, Franky e Robin ci sta. Okay. Fujidora. Oh, no, Fujidora. Fujidora anche Magi Tier. Adepto. Sotto Aglia deve stare insieme a Toro Rosso. Toro Verde, Toro Giallo, Toro sì, Colorato. Sì, dai, ci sta. Mamma. Denjiro. Insieme agli altri Kinemon e tutti questi. Tangiro. Doffy adepto. Doffy è forte, è vero. Molto basso, ha detto basso. Ma come basso? Secondo me ha detto. Cioè basso. Sta comunque sta sopra, cioè il tier più basso c'è sta tipo, cioè diamante. Secondo me è il più scarso qua in mezzo. È il più Doflamingo? Sì. È il più scarso? È il più scarso. Ah, quindi è alto, non è basso? No, è il più basso degli adepti. Ah, ok. Dori e Broggi. Pochissimi. No. Giganti. Io te metto... Guarda che la saga da adesso, questi sono sbloccati. Dai, mettiamo No, adepto di... Ma che sei? Questi sono sbloccati. No, ma che cazzo dite? Adepto di magi. No, sì. Ma questi sono minchiottini se gli va bene. Ma non no, ma pure sotto. Sta saga, quanto sono ma sono fortissimi, cosa? Hanno preso le pizze da Mr. Tree, regà. Ma di che stiamo a parlare? Mister Tree. Oh, regà, Mr. Tree. Sono allenati. Regà, Mr. Tree. Sono allenati. Gli diamo ma si allenavano da 100 anni. Regà.
Mister Tree. Mister Tree. Sono tornati nella saga da adesso. Mister Tree. Adesso li vedrai con un nuovo cattivo. Tre, Mister 3. Ah, sicuramente ci hanno avuto un power Mister up. Mister 3. Che è incredibile, non dovrebbero avere power up loro. Sono sbloccati. In questo, in ma metti Livio, ma Mister 3, regà, ma questi stanno davvero a pari con Ener? No, va bene, va bene, va bene. Pure più alti. Più alti di Ener, più ma alti di adesso, Diamante. Adesso vedrai la saga. Più alti di Perospero. Adesso vedrai la saga in cui combatteranno contro il super vichingo fortissimo. Io sono d'accordo con Maggio sta cosa, ma perché non torna un cazzo? Solo per quello, però sono d'accordo. Cioè, no, sì, io spero di no. Cioè, ma sì, perché adesso avranno preso magari la giustificazione, l'arma dei vichinghi fortissima che li ha resi delle bestie senza senso. Sì, va adesso bene, è Magidir che manco c'ha l'Akiri, ma... No, adesso ragazzi, vedrai combattere cioè, con l'ultimo cattivo della saga. Magidir, ma sì, voi siete pazzi, dai, ma questi qua gli spaccano il culo, dai. Ma perché loro c'hanno la cosa, Rufio ha battuto soltanto perché era di gomma. Raga, dai, cioè, uguale. Questi due incassano i colpi di Saturn, del cinghiale, Stanno a combattere col cinghiale sti due, C'è il mantra fa schifo, perché altrimenti non perdevi contro Rufio se c'avevi il mantra fatto bene. Capito, dai, sì. Se c'hai i laghi dell'armatura te ne fotti il cazzo Owen. Di Rufio. Là, è un Livio, siamo a Owen, amico suo. Questo è così. Ah, il Mr. One, Mr. One, Merdino. Mr. One, Merdino. Il Cracker è il livello di Smoothie. Sì, sì, sì. Sono i due generali. Questo è sì, top 10. Poi top 10. Siamo Big Mom, io volevo dire. Ah, questo compare a Dressrosa, uomo testa spina. Ah, oddio, questo lo odio. Per me può morire male. Ciao a Cingiao. E questo è un minchiottino. Ma come la sega? Ma questo c'ha l'aghi del re, gag. Io sono d'accordo a metterlo in Livio, dai. Che gli mettono la testa, Livio, la testa a spigoli, poi la testa fatta bene, poi di nuovo la testa. Come spigoli. Livio, raga, ma che state a dire? Dai, ma scherzo, Livio questo. Ma che dite? Oh. Allora, no, no, no. No. No, raga, no. È disintegrato dalla OG, sì. Ma dai, ma scherzo. Drake, Apu, dai, sa combattere. Se perde dai. Con la OG, allora, dove no, lo metti la OG? Allora, stiamo parlando del suo prime o il momento in cui... Che cazzo l'ha vista al prime? Per quanto mi riguarda... No, l'hai vista al prime, l'hai vista al prime. L'hai vista al prime, quando viene sconfitto da Garp. Vabbè, contro Garp perdono tutti, non è un reale valore. Dai, secondo me il Livio ci sta, dai. Chi ha che il suo reale valore perde da Garp? Vabbè, raga, allora io... È un minchiottino basso. Me lo spiega, poi so io quello che non legge Garrot. One Piece. Se è quella trasformata è forte. Questa, se è quella risvegliata da Visone è forte. È un minchiottino, deve stare con gli altri poco sotto i due Visoni Garp. Ok, non l'hai messo. Questo chi è? No, questo è Opera. Questo è Mondor. Mondor. Vabbè, insomma, Mondor, Ska, Mondor è merdina. No, ma perché Ska? C'è il potere di Librio. Vabbè. Solo perché qua c'è questo. Basta, abbiamo finito. Sì. E dobbiamo spostarli, ragazzi. Ma io Xebec che sia così forte non Maggi, lo so. Ma Xebec è sbroccato top 3. Vero. Garling non è l'ha mai sbroccato visto. Vero. Garling è un altro. Ah, per me è possiamo... Joy Boy, dicono che è Joy Boy quello sotto. Ah, è Joy Boy? Sembrava Opera. No, Opera. Quale? Tutto a destra. Ah, questo. Ah, è vero, c'ha il cappello. Ah, è vero, c'è scritto Joy Boy. È la top 10. Ah, raga, secondo allora, me Big Mom. No, cominciamo. Aspetta. Cominciamo a mettere quelli che rimangono sicuramente. Sicuramente Joy Boy, Xebec, Rufy e Im. Kaido pure. Kaido pure, sì. Shanks pure. Sì. Ma io Shanks metterei da Roger. Roger pure. Sì. Barba bianca pure. Sì. E barba nera. Garling forse. Sì. Ok, quanti ne sono rimasti? 2, 4, 6, 8, 10. Allora questi tre li butti giù. Raleigh, Big Mom e Akainu li butti giù. Ce lo sta. Alzare Garp e cosa? Dai, ma Garp, ma chi batte di questi qua sopra? Ma dove sì, va? Sì, ma inverti Big Mom, inverti cosa? Inverti quindi. Vabbè, ma non so in ordine. Non l'hai messo in ordine. Gli fa la top 10, la dimetti. Ah, facciamo proprio la top 10. Allora Rufy va spostato tipo ultimo.
No, cioè, vabbè, sto insieme ultimo. A Kaido. No, ultimo l'ho a Barbanera a sto punto. No, oh, no, no, ma scusa, ma dico, ma Kaido è più forte di Shanks. Non sono d'accordo. Ma lo dicono tutti che Kaido è più forte di Shanks. Cazzate. Ma che vuol dire cazzate? Cazzate. Shanks gli spacca il culo a Kaido. Shanks non c'ha manco i poteri, cioè non c'ha Shanks, manco il frutto. Shanks perché ancora la gente non ha visto di che cosa è capace. Combatte con un braccio solo, non c'ha il frutto. Sì. Ma che vuol dire? Ma scusa, allora no, però aspetta, c'è. Allora, perché alcuni li prendiamo oggi, altri li prendiamo al Prime. Cioè, come stiamo a fa? No, no, io prendo sempre... Il Prime di Shanks è oggi. Cioè, a meno che non è morto e quindi lo prendi al Prime. Anzi, il Prime, no? Di Shanks è ogni capitolo che avanza, il Prime di Shanks. Più avanzano i capitoli, più è il Prime di Shanks. Sì, perché ancora d'accordo. Non hai visto quanto è no, sbroccato. No, ma secondo me è sempre stato sbroccato. Cioè, solo che non l'hai mai visto. Sì, non l'hai mai visto. Cioè, la gente dice che è più forte Kaido perché non l'hanno visto. Vabbè, però queste sono illazioni. Sono illazioni, ma fidati che verranno supportate così, dai fatti. Il manga è scritto che l'ultimo che arriva è sempre più forte di quello che arriva prima. Cioè, è proprio così. Sì. Vabbè, sì, ma mica per forza. Cioè, sai quanta gente si è vista più scarsi Kataguri dopo aver visto Kataguri? Sì, ma Kataguri è uno. Guarda, Kataguri è l'eccezione. Ma non è vero. Kataguri si è sbagliato. Ma no, pure Big Mom. Io sto facendo no, la Big mia Mom, Kaido 3 è più forte di Big Mom. Kaido è l'ultimo dei quattro imperatori che arriva, sì, e tu è il più forte. Questa secondo me è la mia classifica. No, il mio secondo posto. Più forte di Roger. Ma certo. Sta lì da 8 milioni d'anni. Beh, non è secondo mai me ci sta Joy Boy Im, ci sta a metterli là. Ma non è mai comparso Im, ma chissà che poi c'ha il potere di diventare Dio. Ma stai scherzando. No, va bene. Anzi, in teoria Joy Boy ha pure perso, quindi se vogliamo... potrebbe pure se essere vogliamo, forte. In teoria Joy Boy ha perso, Im ha vinto. Sì, 900 anni se l'ha fa. Battuta Joy lui. Boy è la leggenda. No, cioè, sì, vabbè, ci può stare. Cioè, magari Joy Boy ha perso perché è stato tradito. Però sì, c'è cioè, questa più o meno. Vabbè. Sì. Poi Roger Xebec. No, secondo me è Luffy è davanti a Barbanera. Guarda, possiamo discutere se mette Xebec davanti a Roger. Vabbè. Mi piace così. E allora, poi secondo me, cioè io metterei Kaido. Forse se Garling è così forte come dite, deve stare davanti a Barbanera. Kaido. Allora, io Kaido lo metto dopo Xebec. Kaido. Cosa? Sì. No, non sono d'accordo. No. Raga, Kaido è stato sconfitto. Sapete cosa vuol dire il fatto che è stato sconfitto? Che non è... No. Perde contro tutti questi. Kaido è più forte di Luffy e Barbanera, ma se Luffy lo batte, Kaido... Allora... Si fa battere. Però adesso Luffy migliora... Volta dopo volta, cioè già adesso potrebbe essere più forte di Kaido. Sì, sta imparando cioè... a usare il suo potere ogni giorno sempre più. Allora... se tra 10 anni sarà così, però ad oggi non ad lo oggi è. Così. No, ma non è vero. Ad oggi Luffy è molto incostante, fa fatica contro Kizaru. Ma Kizaru gli pulisce le scarpe a Kaido. Cioè, allora, sì, allora vabbè, questa ogni tempo che passa migliora la per sua come la vedo io. Allora, poi dipende Barba Bianca come lo vuoi prendere. Se lo vuoi prendere al Prime, Barba Bianca sopra a Kaido. Se lo prendi. A quello che hai visto, Prime. Ma io credo che Shanks sia più forte anche di Barba Prime, Bianca. Prime la metti Barba Bianca davanti. Shanks. Ma certo. Ma che cazzo stai a dire? Ma l'hai visto l'ultimo Shanks? Ma tu l'hai visto Barba Bianca? io ho visto ma Barba Bianca Shanks. Combatteva contro Roger. Ma l'ultimo Shanks è diventato fortissimo. L'ultimo Shanks sarà ma che ha fatto? Ma Shanks, chi è Shanks? Distrugge sulle cose, grande dragone di spada, sfonda ma le per navi. Per me ci può stare metterlo davanti, però sono d'accordo con Maggi che vedremo il vero Shanks, lo vedremo sì, e diremo Shanks è la cosa più sbloccata. Non ancora... Allora, ma sti cazzi lo vedremo. Allora io ma te lo fanno no, già però, percepire. Però... È lo già stessa lo cosa, è. Cioè non è che tu migliora, hai visto capito? Tu hai visto Im combattere, che cazzo ne sai Im? Però hai già capito che il Dio sceso in terra. No, ho combattuto io. Non è sul vedremo, una parte, per me Shanks già lo è. Da una, sì, parte, sì. Da una parte Im e Joy Boy, tu già sai cosa hanno fatto in passato. No, però aspetta. Su Shanks state bettando sul fatto che in futuro farà quello che non ha fatto in passato. Posso dire una cosa? Io sto prendendo il prime dei personaggi morti. Dei personaggi morti si può prendere il prime, dei personaggi vivi no. Cioè, secondo me. Vabbè, certo, pure Garling può essere in grande di bluff. Quelli vivi prendi come sono adesso.
No, ma il prime di Shanks è ogni capitolo che avanza. Quindi Garp adesso non è tra i top 10, ragazzi. No, dai, beh, no. Se lo prendi adesso, Garp non è assolutamente secondo top 10. Secondo me forse pure alto, però lo lasciamo lì. Cioè, il prime di Shanks è ogni capitolo del manga che passa dove lui fa una cosa ancora più sbroccata del capitolo precedente. E dici, quanto cazzo è forte? Sì, no, ragazzi. È più forte di quello che penso. Ti dico la scena. Farà il suo Haki. Ok, e diranno: oddio, ma questo è il livello Joy Boy che abbiamo visto. Sicuro. Già, ma già adesso va fa bene. Cose senza per qua, senso. La mia è i primi 5, ok, così. Poi sesto ci metto Kaido, settimo ci metto Shanks, ottavo ci metto Luffy, nono ci metto Barbanera e decimo ci metto Garling. Questa è la mia. Guarda, io concordo sul Garling alla fine, perché potrebbe essere un grande blef sto Garling. Secondo me non è un grande blef. No, secondo me, anche perché secondo me ha qualcosa a che fare con Shanks. Se vuoi dire che Shanks è così forte. Sì, ma potrebbe essere. Shanks è quel personaggio che lotterà fino alla fine. E quelli che lottano fino alla fine sono quelli che hanno il potere più sbroccato. Ma sì, ma adesso vedrai Shanks che molto probabilmente combatterà o contro Barba Nera. King Kaido Garling adesso è nel suo prime, perché Garling si è appena cuccato l'immortalità, intangibilità lì. Cioè, adesso se c'ha i poteri degli altri cosi, degli altri astri, Garling è OP. Cioè, mo tocca vedere pure se è Im che dà i poteri, perché se è Im che dà i poteri col frutto, questo già era sbroccato prima, adesso c'è pure il frutto. Ad oggi Garp e se la batte con Aokiji, cioè sì, nel senso dai, no. Ma non è più forte, cioè Big Mom è più forte di Garp ad oggi. Cioè, Akainu probabilmente è più forte di Garp ad oggi. Ma poi non stiamo prendendo Garp Prime, ragazzi, Prime. Ce n'ha parecchi davanti Garp oggi, No, si prende il Prime? No. Allora, chi l'ha deciso? Abbiamo deciso che prendiamo il Prime solo di quelli morti. Sì. Ok, se no li prendiamo per come sono adesso. Quindi, Garp è vivo, si prende Garp oggi. Sì. Ma sti cazzi, qual è del Garp in pensa foto? Im è talmente forte, gli hanno messo la cosa solo leveling. Pensa quanto pensano che sia forte Im. La statua di solo leveling hanno messo. Ma è stato uno più forte di Kaido? No. Barbanera sopravvalutato. Col cazzo, c'ha due frutti. Che cazzo a parte dici? Che c'ha due frutti, ma un frutto che annulla un altro frutto è già sbroccato. Se c'è un altro frutto che puoi usare, è tipo la cosa più OP che puoi avere. C'ha la D. Che cazzo sta a D? C'ha la D. Grazie, Yormanno. Bella, Yormanno. Barbanera è uno dei nemici finali. Che ovvio che sarà. Cioè, che è sbroccato, dai. Sì, ma cioè, perché tu lo prendi adesso, potenzialmente Barba Nera sta pure sopra Barba Bianca, cioè, anzi, aspetta 20 capitoli e forse ci è arrivato sopra Barba Bianca e Barba Nera. Tu faranno vedere che a un certo punto fa tipo un Haki tutto nero, grande fumo nero di oscurità, distrugge tutto i soli, nero, e Shanks farà grande dragone rosso nel cielo. Oh, questo si risveglia con due frutti, sì. Questo fa un casino. No, ma è discutibile. Sono d'accordo che secondo me l'undicesimo è Dragon. Per me l'undicesimo è Dragon. Ma pure deve essere pure Riley. Riley. Cioè. No, secondo me Big Mom ad oggi è più forte di. Guarda, se può anche discutere anzi, sugli Big astri. Mom, Big Mom dovresti poco, prendere al Prime. Vabbè, Prime penso che sia bene o male. Gli astri li hai visti poco, quindi. Ma io credo che il Prime di Big Mom sia lei in vecchiaia. Lei da giovane sapeva utilizzare il frutto delle anime come lo usa da e giovane. E poi c'è sto Kong. Che potrebbe essere re del mondo. Vabbè, ho capito, però guarda che Kong vale i truppini de Shanks. Cioè. No, dico, ci abbiamo pure Kong come incognita. Sì, Garling non deve stare lì. Beh, ci può stare, cioè, da Garling veramente è interno all'otto. Ah, raga, perché Garling è sbroccato. Ma però sono sbloccati raga, è il design. Cioè, raga, dal design si capisce. Sì, si capisce dal design che questo è uno che ti spacca il culo. Sono d'accordo. Tutto ombroso. Cioè, figurati, in un mondo dove sembrano tutti dei coglioni, il tizio che sembra figo, raga, è veramente figo. Cioè, non c'è proprio. Guardate Xebec quanto è ombroso tenebroso. Tutti ombrosi tenebrosi. Quelli che compaiono poco. Sì, e più sono sbroccati. Cioè, questo Garling non dice una parola.
Sì. Poi sì, cioè, comunque sia, immagini dire, sono tutti molto forti. Ma sì, sono tutti. Cioè, ti dico che. Non lo so chi è il più. Forse, guarda, ti dico che. Non lo so chi è il più scarso del Maggi Tier. Il più scarso, il verme. Dici così, vabbè, quelli uno va e l'altro, secondo me. Il verme. Secondo me del Maggi Tier. La cosa più buffa, però era forse Oden. Perché è già morto e quindi non può migliorare. Forse Oden. Forse sì. Anche perché Mihawk sì. Tu non l'hai mai visto, ma Mihawk comparirà alla fine, tirerà una spadata che divide il mondo in due. Sì, ma Katakuri è figo. Infatti è sbroccato nella saga in cui lo vedi. Questo è figo nella saga che ancora non hai visto. Quindi pensa quanto può essere forte. Ma chi, Shanks? No, stava in generale. Katakuri, che no, figo. Ma secondo me Shanks tu non hai ancora capito quanto è forte Shanks. Cioè, Shanks è come migliore a livello spesso Saitama. Shanks. Adesso se adesso arriva il tizio con due frutti, io ti batto con una spada e senza frutti. Ma questo c'è già il frutto, questo. Nel mezzo è l'unico senza frutto? No, beh, Roger. Ma perché vuoi al 6 di un tier boa? Perché vuoi al 6 di un tier boa? Cioè perché Shanks boa se cioè è così boa forte? Con Kid lo... Perché la c'è la Shanks. Scena finale in cui combatte contro... contro Barba Nera. E le prende. Cioè, Boa do Flamingo. Cioè, c'è la scena in cui combatte con Barba Nera e le prende. Non esageriamo, lo vediamo. Ma io vi aspetto, a Shanks vi aspetto. Io sono d'accordo. Ma vi aspetto tutti, Maggi. Pure ai giganti. Adesso vedrete il grande nemico dei giganti. Allora, Boa a tutti e tre gli agli, però scusa, nera, allora, io alzo giganti, Boa, io alzo Boa, allora però alziamo pure Cin Zhao. Perché Cin Zhao c'ha l'aghi e è stato messo in livio, cazzo. Cioè, alziamo Boa, alziamo pure Cin Zhao. Guardate, io vi faccio la predizione sui giganti. I giganti stanno resistendo alle botte degli astri. I giganti ti diranno che hanno fatto ma un non è vero, Gacio. Resistemo Monga resiste. Resistemo Monga al potere di Boa, dai, su. Che adesso sono tornati a casa loro, sai quanto spaccheranno i culi quei giganti. Ma poi in base a me sarà un fenomeno pure Oimo. Ma sì, io sono d'accordo, cioè, per me va bene, fa così. Dai, alza Boa e alza Cin Zhao. Secondo me Boa è più scarso di tutti questi. No, vabbè, non lo so, io non sono convinto che sia più scarso. Boa è di più tutti. Forte di Magellan? No, di Magellan non sembra. No, Magellan gli spacca il culo. Marco gli spacca il culo. No, gli spacca il culo. Cioè, Boa sta Kid livelli... gli spacca il culo. King gli spacca il culo. Boa sta ai livelli generali di Katakuri gli spacca il culo. Fujitora gli spacca il culo. Quindi gli spacca il culo. Gli spaccano il culo tutti qua sopra. Boh, ci sì, sta. Boh, che su Kid, sta lì, su Kid ho i miei dubbi. Ma su sì, Yamato ho i miei dubbi. È forte. Ah, Yasop è un altro fortissimo. Yasop è uno che con un proiettile distrugge i mondi. Ma che dici lì? Vabbè, raga, fortissima Boa. A livello Zoro Sanji, Boa? No, secondo me no. Doflamingo. Ma guarda, Doflamingo infatti per me è il più scarso degli adepti di Maggi. E comunque più forte di Boa, secondo me, Doflamingo. Lo Flamingo della flotta dei sette per me è il più forte. Va bene, dai, andata così. Andata così. Ah no, Mihawk, certo, Mihawk. Certo. Andata così. E, ragazzi, allora noi ci vediamo questa sera alle ore 22 con il Judgment Day su Civil War. Il terzo Judgment Day della saga Avengers. Abbiamo messo anche Civil War perché è palesemente un Avengers. Gli hanno dato un nome diverso, non so per quale motivo. E... sì, perché, cioè, a caso? No, allora, secondo me c'è un motivo. Che è il motivo che spiegherò stasera. Ah, ok, sì. Pure secondo me c'è un motivo, sì. È sì, vero. Perché effettivamente sulle cose che abbiamo detto, al contrario degli altri Avengers, ci siamo capiti. Okay. Qua è difficile. Devo dire che qua sei proprio confuso. Sì. Cioè, però questo non è un Avengers. Questo effettivamente è il seguito di Capitan America, quindi devi aver visto Capitan America. Ma secondo me il problema non è nemmeno Capitan America. Beh, vabbè. Vabbè, dai, poi ne parliamo. Bella regala stasera. Ciao. Bye bye. Ciao. Ormai ti chiamo la video,
bivio, bivio, l'erbio, l'erbio, lipio, il tuo ciuccino birichino, il tuo fare da stupido bambino, ora inattaccabile, ti senti davvero intoccabile. Le vocine nelle discussioni smettiranno, si capiscono le illazioni. Arcanine sta baciando e tu stai tardando, sfogliatore bugiardo, Evangelio sopravvalutato, Suzaku purtroppo ha schivato il buco di trama che hai trovato, e il cucino che è stato ciucciato, tutti i lamponi che hai spammato, con tutti questi matti ti